oggi in programma la sfida tra Super Giovane Castelbuono e Unitas Sciacca, in diretta per voi. Saluto da Giuseppe La Russa, anzi contro il Castellammare, quindi quattro giornate di squalifica. Dato Belecco potrebbe anche calciare, è andato a piazzarla Belecco, numero 2, ovvero Ferotti. Adesso Concialdi prova a passare, Concialdi mette il pallone verso la rovesciata da parte di Secan, la palla che si perde sul fondo. Scambio con Concialdi, palla per Secan che prova a fare la sponda, conclusione. Può ripartire lo Sciacca con questo valore di Bagliata, che però sbaglia nell'impostazione. Iantus può approfittare della Super Giovane Castelbuono, c'è Belecco che appoggia Torres, il suo destro deviato, calcio d'angolo per la Super Giovane Castelbuono, angolo concesso in maniera goffa da Grotta. Parte lo spiovente da parte di Arenoso, Torres salta, il pallone passa Laureano Grandis, cambia il parziale al 45esimo, la sbloccata il pitbull Laureano Grandis. Tricano, colpo di testa, attenzione, pallone si impenna con Cialdi, calcio d'angolo, si è opposto molto probabilmente con la connessione. Tanto Pardo qui passa, Pardo può mettere il pallone in mezzo, poi la rimette Pardo per Belecco che prova a coordinarsi, conclusione. Lo ignora per il momento con Cialdi, forse fa male questa scelta. Tanto Torres, e può andare adesso all'uno contro uno con Ferotti, Torres sterza, Torres, conclusione, la palla esce di pochissimo, prova ad impostare lo Sciacca con Cialdi. Si accentra con Cialdi, mette questo pallone in mezzo, il colpo di testa, attenzione, conclusione, gol da parte dello Sciacca, pareggiato King, mostruoso il gol di King che trova il gol del pareggio per l'Unitas Sciacca, 1-1. Pressato adesso da Balde, Grandis cerca la soluzione verticale verso Torres con Cialdi, poi Torres addirittura va a provare la conclusione, Crotta blocca senza problema alcuno. Situazione fattibile, che potrebbe succedere di tutto in questi ultimi minuti, con Cialdi, colpo di testa da parte di Garofalo, poi la conclusione provata da Ferotti con la palla che si perde sul fondo, in porta Balde, Pennisi, l'anticipo, il pallone dentro a cercare Torres che adesso può andare al contrasto, Torres lo appoggia, conclusione da parte di Belecco che ha visto due squadre che hanno giocato a calcio. Attenzione, pallone dentro di Persecan, deve uscire Pagone, calcio di rigore e cartellino giallo per Pagone. Fischia l'arbitro, parte Concialdi, la rete da parte dello Sciacca che si porta in vantaggio al 90esimo con Piero Concialdi. Parte Arenoso, il pallone tagliato, calcio d'angolo, finisce qui. L'Unitas Sciacca espugna il comunale Luigi Failla di Castelbuono, vince 2-1.